La circular economy è un indirizzo a cui ormai nessuno più non si può assolutamente più disattendere. Come si può affrontare? Certamente la circular economy esige innovazione perché oggi sia nei rifiuti che l'energia rinnovabile, va bene, ci sono delle tecnologie che ormai sono anche abbastanza consolidate, se vogliamo, però. Se noi vogliamo veramente sviluppare la circular economy, bisogna puntare molto alla ricerca, sperimentazione e a nuove tecnologie, altrimenti rimane sempre un bel concetto, ma purtroppo non si va oltre. Da parte nostra, naturalmente, oltre che essere oggi come oggi i maggiori produttori di biometano, tanto per parlare di cose, tanto è vero che ad agosto del 2019 nei dati del GSE figura solo la Montello, l'unica società che ha immesso in rete il biometano. Quindi se ne parla tanto, ma si è in ritardo a realizzare gli impianti. E in questo senso, mentre noi invece stiamo già realizzando addirittura il raddoppio della produzione attuale, con noi. Se nel 2019 ad agosto eravamo il 100% dei produttori di biometano immessi in rete, io credo che di questo passo, anche nel 2019 che raddoppia la produzione, se non saremo al 100%, ovviamente saremo il 70-80% ancora. Questo per dirle che si parla tanto, ma di impianti ancora non se ne vedono realizzati o in via di realizzazione addirittura. È necessità quindi per questo biometano avanzato che si proceda senza alcun dubbio perché sicuramente darà un contributo non indifferente. Noi ci accorgiamo per esempio che rileviamo e stiamo rilevando proprio a monitorare i mezzi che arrivano da noi, che lei deve pensare che da noi arrivano qualcosa come 300 mezzi pesanti al giorno, quindi un buon numero per tirare fuori dei dati che siano attendibili, è in costante aumento i mezzi che vanno a metano e quindi a biometano. E noi crediamo che nei prossimi giro di 7-8 anni questo tipo di mobilità avrà veramente un boom, perché i mezzi pesanti, il vero, quello che noi crediamo, questa naturalmente è la nostra opinione, il vero carburante rinnovabile e soprattutto che porterà un beneficio all'ambiente, è proprio il metano per questi mezzi pesanti. Poi naturalmente l'elettricità, ci attendiamo l'idrogeno, abbiamo iniziato anche la sperimentazione, adesso abbiamo appena iniziato, ma anche per la possibilità di vedere di produrre dai rifiuti, partendo dai rifiuti e dal biometano anche idrogeno, che potrebbe essere benissimo il vero carburante del futuro.